Ciao, io sono Daniel. Ciao, io sono Andrea. Nel 2012, stanco di sentir sempre parlare male dell'Italia, ho deciso di vedere com'era davvero questo paese. Ho preso un vecchio camper targato Catania e sono partito per un viaggio di 7 mesi e 7 giorni in tutte e 20 le regioni italiane. Per un viaggio che era un viaggio di ricerca, di speranza. Volevo capire se c'era qualcuno che di fronte a un problema si attivava e cambiava le cose. E la sorpresa grande, Andre, è stata che giorno per giorno non ho mai avuto problemi a trovare progetti o persone interessanti, ma sempre e solo il problema di scegliere tra tutti i progetti che mi segnalavano, tutti i progetti concreti di cambiamento positivo in atto nel paese. L'ho scritto in un libro, Io faccio così, che è il libro che raccontava questo viaggio, e poi però ho saputo che proprio tu in quei giorni eri in viaggio, no? E poi cosa è successo? Mentre tu stavi girando l'Italia, in effetti io ero finito da tutt'altra parte, ero finito in Islanda. Fare una cosa che apparentemente non c'entrava niente, ma che in realtà alla fine aveva molto a che fare con questa scoperta di Daniel in Italia. Infatti in Islanda nel 2009, con la crisi finanziaria, tutte le banche erano crollate, il governo era caduto e c'erano state tante rivolte contro il debito, contro la corruzione politica, e avevano avviato un percorso di partecipazione dal basso veramente molto importante, aveva portato a risultati incredibili, dai referendum contro il debito alla nuova costituzione. Ero andato là per documentare quello che stava succedendo. E una volta tornato in Italia mi sono incontrato con Dani e ho detto: ah, sapessi, in Islanda funziona tutto, stanno succedendo cose incredibili. E lui mi ha detto: ma guarda, è incredibile anche in Italia. E a quel punto abbiamo detto: va bene, abbiamo trovato tutte queste cose che stanno succedendo in Italia e nel mondo, mettiamoci assieme e creiamo qualcosa assieme. Giusto, Daniel? Giusto, sì. Tanto che erano così tante le storie che quando ho scritto questo libro ne avevo incontrate 450 progetti in 7 mesi. Nel libro ce ne stavano molte, ma non tutte, e così ci siamo detti: e tutte le storie che non ci stanno in questo libro e tutte quelle che non ho potuto visitare o che non abbiamo potuto visitare. Da qui l'idea di trasformare quello che era nato come un viaggio solitario in un progetto di racconto permanente. E quindi con Andrea, con Paolo, con Alessandra, Francesco, Luca e poi molti altri e altre abbiamo deciso di creare italiachecambia.org, ovvero un giornale web che ogni giorno ci racconta questa Italia che cambia. Facciamo delle video storie ogni settimana, abbiamo una sezione sul sito Le Storie dove abbiamo montato centinaia di storie e ogni settimana ne pubblichiamo una nuova, storie che ci dimostrano giorno per giorno come possiamo cambiare le cose concretamente in tutti i campi. Mentre giravamo l'Italia per raccontare tutte queste esperienze, per andare a incontrarle, intervistarle, una delle richieste che ci venivano fatte più spesso era: abbiamo degli strumenti per andare a trovare tutte queste realtà che fanno cose simili alle nostre, con cui magari potremmo collaborare e fare iniziative insieme. E allora ci siamo messi a pensare e ci siamo immaginati una mappa. Abbiamo mappato migliaia di realtà e ogni realtà ha una sua scheda con i suoi contatti, le foto, in modo che è molto più facile mettersi in contatto fra le realtà. È anche molto più facile per chi non le conosce appunto andarle a scoprire e andarle ad incontrare. Questa mappa si sta sviluppando sempre di più, ha sempre nuove funzioni, ma non è forse l'unico strumento che abbiamo usato. Non è assolutamente l'unico strumento. Su italiachecambia.org, infatti, oltre al giornale e alla mappa che potete vedere nel menu qui sopra, troviamo anche la campagna Agenti Visione 2040, no? Cos'è? Grande sfida l'abbiamo chiamata, abbiamo pensato 17 tavoli, abbiamo chiesto a 100 protagonisti del cambiamento di mettersi insieme e spiegarci concretamente cosa possiamo fare per cambiare le cose. Quindi prima abbiamo sognato il mondo nel 2040 nel migliore dei mondi possibili, come potrebbe essere, ma poi ci siamo chiesti come arrivarci adesso. Oggi su ogni tema abbiamo la visione, abbiamo delle macro azioni che bisognerebbe fare come paese, ma abbiamo delle azioni che io, Daniel, posso fare come cittadino. Quindi non c'è più la scusa: non posso fare niente, i politici sono cattivi, qualcun altro deve cambiare le cose. No, lo possiamo fare adesso. Ok, ora abbiamo tutte queste proposte, possiamo andare dalle persone e dirgli: diventa un agente del cambiamento. Da qui la grande novità, no? La campagna Agenti del Cambiamento. Quando l'1% delle persone era pronto a cambiare, in pochissimi anni un cambiamento si affermava nella società. E allora abbiamo detto: cerchiamo l'1% degli italiani, 600.000 persone, pronte a dedicare l'1% del loro tempo o del loro stipendio al cambiamento. Oppure puoi partecipare alle grandi campagne che ora Andrea vi spiegherà.
Già, perché a partire da questi tavoli tematici, da questa visione del 2040 e da questa campagna degli agenti del cambiamento, abbiamo deciso di lanciare delle grandi campagne nazionali ogni 2-3 mesi in cui proponiamo come cambiare le cose su un determinato argomento. Si tratta sempre di azioni abbastanza semplici per provare ad avere dei risultati concreti e misurabili delle azioni che stiamo mettendo in atto. Benissimo, i tavoli tematici, la campagna Agenti del Cambiamento per fare rete a livello nazionale e a livello appunto tematico, ma nei territori, da qui l'idea dei portali territoriali, il primo mitico Casentino che cambia, adesso è partito il Piemonte e chissà quanti ne stanno partendo, ne partiranno nei prossimi mesi. I portali che raccontino, mappino, mettino in rete quello che avviene su quel territorio specifico e soprattutto che permettano alle persone di vedersi offline e quotidianamente in dei luoghi simbolici che diventano le sedi simboliche appunto della regione per attivarsi insieme per cambiare le cose. Senti, ma quindi oggi che cos'è questa Italia che cambia? Dici giustamente stringiamo. Ok, proviamo. Cioè, l'Italia che cambia è un progetto che vuole raccontare, mappare e mettere in rete chi di fronte a un problema non si chiede se ma come. Come posso fare a cambiare le cose e ce la fa. Noi vi invitiamo a seguirci su italiachecambia.org e a mettervi in contatto con noi. Qui sotto, se siete su Italia che cambia o nel prossimo video su YouTube, potrete scoprire il resto del gruppo. Qua ci sono le nostre facce un po' inquietanti, ma se invece guardate l'altro video vedrete le nostre colleghe e i nostri colleghi che ogni giorno rendono possibile tutto questo grande lavoro. Un abbraccio e buon cambiamento. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia.